Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui andiamo a vedere quelli che sono i pattern e i concetti più comuni all'interno dello sviluppo in JavaScript, soprattutto sul lato front-end, e che spesso possono aiutarci nel migliorare le nostre competenze e nell'utilizzare in maniera migliore React. L'argomento di oggi è il REST operator, che è esattamente, diciamo, il contrario dello spread operator. Mentre appunto lo spread operator si occupa di scomporre elementi, oggetti iterabili nei suoi singoli elementi, il REST operator invece li accumula singoli elementi all'interno di oggetti iterabili. La cosa confusionaria del REST e dello spread operator è che, nonostante svolgano due funzioni totalmente opposte, si scrivono nella stessa maniera. Per vedere un po' in pratica quella che è la funzione del nostro REST operator, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a decostruire quello che è il nostro array. Decostruire vuol dire semplicemente scomporre in maniera più semplificata accedendo a quelli che sono i parametri all'interno del nostro oggetto iterabile o enumerabile. Nel caso degli oggetti iterabili, come gli array, le stringhe, i set oppure comunque le node list, la decostruzione avviene in base alla posizione, quindi io vado a dire, a indicare che sono parentesi quadre perché voglio decostruire tramite posizioni e quindi sto lavorando con un oggetto iterabile, non enumerabile, e voglio dire che il primo si chiamerà interrogato, dopodiché avrò il mio REST operator con i non interrogati. Quindi se adesso li andrò ad assegnare a studenti, andrò a decostruire l'array studenti, e se adesso andassi a console.loggare, non così, ma così e non interrogati, mi accorgo che avrò ottenuto Luca e avrò mantenuto all'interno dell'array quelli che sono tutti gli altri ragazzi che non sono stati interrogati. Nel caso io non avessi il REST operator, otterrei semplicemente Luca e Marco, è il secondo valore, e questo invece è quello che voglio ottenere, una lista di tutti coloro che non sono stati interrogati. Ovviamente questo funziona anche con quelli che sono ovviamente i nostri oggetti, quindi nel caso di un oggetto, che lo scriverò così, a dispetto, avessi la classica persona, che si chiama nome Sandro, cognome Petruzzi, cognome dell'allenatore di basket questa volta, chiamo Job che è più veloce, allenatore. Quindi adesso per andare a utilizzare il nostro REST operator devo andare a decostruire il mio oggetto, che si dichiara questa volta con le parentesi graffe e decostruisce non più in base alla posizione, quindi il primo valore non corrisponderà al nome ma corrisponde in base alla chiave esatta. Quindi se volessi andare a prendere quello che è il lavoro, e per tutto il resto altre info uguale a persona, andassi a console.loggare job e altre info, otterrei semplicemente allenatore e l'oggetto, diciamo, che mantiene le altre informazioni che non sono andato a prendere, quindi un oggetto con tutto ciò che non ho preso. Ma come questo può esserci davvero utile in combinazione con il suo nemico spread operator? Perché se ad esempio io avessi interrogato, fossi a fine anno e volessi magari appunto fare una media di quelli che sono tutti i voti che ha preso ogni studente, quindi avrei fai media come funzione, e io li andassi a passare come primo valore name e come secondo, magari li passiamo nome, e come secondo gli andassi a passare il nostro REST operator con voti, sì, a questo punto all'interno
andassi ad avere un console.log di nome e un altro di voti, semplicemente al momento stiamo facendo solo questo, mi sposto un po' più in basso, se avessi const butini, c'è 30, 23, 23, 18 e 30, se io andassi ad avere file media e gli passassi quello che è Sandro, anzi diciamo così, gli passiamo interrogato, poi vado a passargli come secondo parametro votini, in questo caso utilizzando quello che è lo spread operator, quindi passandogli tutti i singoli valori, vedete che io ottengo, come console.log magari cancellando, commentando, non cancellando gli altri due per non avere casino, ottengo Luca e poi un array contenente tutte queste altre informazioni. Se io per caso andassi a passargli i votini, poi 20, 34, 56, no, 34 non sono voti, gli passassi 29 e 28, io semplicemente avrei un array che sempre continua a ingrandirsi in questa maniera, quindi avrei tutti quegli elementi che ci sono in più. E quindi questo permette alla mia funzione di prendere praticamente tutti quei parametri che gli vengono passati, anche se sono molti di più di quelli da me previsti. Qua potrei andare avanti all'infinito a passare dei voti. E all'interno di questa nostra funzione, io so che questo è un array, quindi io posso andare a dire che la media che devo ritornare è return semplicemente di voti.reduce, a cui passo una callback function che prende item, anzi che prende total seguito da item e mi ritorna total più item. Se adesso andassi a console loggare questa roba qua, console.log di file media in questa maniera, come vedete io ottengo quella che è la mia media. Ovviamente mi sono dimenticato la cosa più importante, ovvero di dividere questa roba qua per voti.length. Vado a salvare, ottengo il mio risultato. In questa maniera, se io andassi ad aggiungere ancora 21, 17, 14, non avrei nessun problema. La mia funzione sarebbe in grado di gestire tutti dei voti che io vado a passare di continuo. E questa soluzione ci è molto molto utile, ad esempio, quando io magari ho const somma, che è una funzione che magari prende in questo momento due parametri, che sono A, B, e se io volessi coprirmi con resto dei valori, in questa maniera potrò fare un semplice controllo in cui resto dei valori dot length maggiore di 0, anzi uguale a 0. Nel caso questa condizione fosse vera, allora io ritorno semplicemente A più B. Altrimenti sarò costretto ad avere un return di A più B più reduce di total più item che vanno messi tra parentesi, dove ritorno total più item. Gli devo passare resto dei ok.
Questa cosa non sta funzionando. La rielaboro un attimo e gli passo total CPU item, no, ritorna total più item. Vado ad aggiungere quello che è l'ultimo parametro, che è il valore di partenza di total, che in questo caso partirà per forza da 0, e poi vado a chiedere di stampare quella che è prima la nostra somma normale tra 2 e 4, e ottengo tranquillamente 6. Ma se in questo caso andassi a passarli 5, 6, 7, a questo punto ottengo quella che è 24. E in questa maniera la nostra somma è in grado di gestire anche tutti quei valori che le vengono passati al di fuori di A e B, che sarebbero i nostri parametri standard. Se io volessi esagerare, mi basterebbe esagerare, fare le cose come vanno fatte, portare questa roba qua sopra e andare a dirgli che lui deve ritornare somma di voti. Andiamo a fare questa roba qua e salvando otteniamo il nostro risultato, che in questo caso diventa 203. Ok? In questa maniera siamo in grado di gestire molto molto bene la nostra possibili errori di un utente. Vediamo che l'utente si dia per default che ci sono due parametri da sommare, 2 più 3, uno immagina quel tipo di somma, l'utente mette 4, 5, 6 parametri lì dentro, e allora tu non cadi in un errore, ma sei in grado di gestire questo errore. Tutto questo grazie al nostro REST operator, che in combinazione con lo spread operator è veramente potente.